La maglietta. No. Marco entra in un negozio di sport e chiede: avete la maglietta della Juventus? E il commesso: la vuole da giocatore, da portiere o la vuole da arbitro? No, perché l'arbitro è come se... capito? Che l'arbitro è uno della squadra per la Juventus, capito? Se non segui il calcio non puoi capirla. Ne leggo un'altra. C'è un bambino che per Natale vorrebbe tanto le scarpe e la maglietta della Nike. Così per Natale prepara un presepe e ci mette Gesù, Giuseppe e la Madonna. Qua finiamo male, eh? Poi scrive un bigliettino: caro Gesù, quest'anno per Natale vorrei le scarpe e la maglietta della Nike. Ma per Natale gli arrivano i soliti giochetti orribili. L'anno dopo la scena si ripete. Il bambino fa di nuovo il presepe, ma più bello, con anche il bue, l'asinello e i re magi. Riscrive il bigliettino: caro Gesù, quest'anno per Natale vorrei le scarpe e la maglietta della Nike, ma gli arrivano i soliti noiosissimi giochi. L'anno seguente costruisce un presepio grande e bellissimo, con i pastori, le pecore, gli angioletti, la stella. Poi inizia a scrivere il bigliettino: caro Gesù, cambia idea. Prende Gesù dal presepe e scrive: cara Madonna, se vuoi rivedere il tuo bambino quest'anno per Natale mi devi portare... Barzellette sulle magliette. Era bella questa. Era, ti è piaciuta questa qui? No, molto bella. Ricorda uno scherzo che fa tutti gli anni mio zio. Lui è un bravo uomo. Tutto l'anno è un bravo uomo. A Natale gli prende un raptus, rapisce i Gesù bambini e ci scrive sopra: torno subito. Ci lascia un biglietto. Ma anche in chiesa ha fatto queste cose. E lo fa perché lui è contrario all'inserimento di Gesù bambino prima del 25. Quando uno tipo il 21 di dicembre ci mette Gesù bambino che non è ancora nato, mio zio lo rapisce. È un uomo di cultura lo zio. Assolutamente sì. Questo video è fatto per ricordarvi che fino a domenica avete tempo per le ultime maglie. Poi si fermerà la produzione di queste maglie e ci saranno quelle bianche non numerate e bianche e qualcosa nero. Sì, potrete avere in bianco e nero. Potrete avere le fantasie, i disegni, ma senza i colori e senza la griffatura, che è quella che rende le nostre maglie collezionabili. Collezionabile. Esatto. Detto questo, dopo avervi raccontato un paio di barzellette molto brutte, è arrivato il momento di leggere un'altra barzelletta sulle magliette. Il 2 dicembre ci vediamo in live. Come si fa a non essere mangiati da una tribù di cannibali? Basta mettersi la maglietta con la data di scadenza. In live ci vediamo. Il libro, esce il nostro libro e in live. E lo presentiamo. Ah, ma ci sono le barzellette votate. Alcune sono votate pochissime. Ma la vogliamo smettere visto che è un video inutile? Carlo e Antonio vanno a giocare a tennis. Si cambiano nello spogliatoio. Carlo si toglie la maglietta e i pantaloni. E sorpresa, Carlo indossa una bellissima groupier sexy. Groupier, scusate. L'amico urla allibito: mio Dio, da quando vai in giro indossando abiti femminili? E Carlo: da quando mia moglie l'ha trovata nei sedili posteriori della mia macchina. No, non è vero che ho l'amante, me li metto io. Ci vediamo la live il 2. Mi raccomando, le magliette, non avete più l'opportunità di prendere questa. L'elefante game. Che, ah, devo mettermela. Ci vediamo alla prossima. Metto di avvicinarmi.